con Mezzano e Maspero che batte la punizione e Umbri al completo. Una rovesciata dei difensori De Ascentis, il tiro da parte di Ferrante, poi l'ultimo tentativo a vuoto di Galante. Ancora il Torino con Lucarelli, arriva Mezzano, il cross. Questo è Maspero, il contrasto con Milanese e il pallone che finisce a lato. Il rammarico di Camolese. Ancora i padroni di casa. C'è questa incursione da parte di Coe, incursione centrale, colpo di testa di Lucarelli e nuovamente il pallone fuori dallo specchio della porta. Dopo il Torino si vede adesso il Perugia. Il cross dell'ex milanese, grande occasione per Tedesco e grande parata in due tempi di Bucci. Qualche secondo dopo, nuovamente il Perugia con Baiocco. In area Vrizas si allunga e ancora una volta in due tempi il portiere granata Bucci. Il Torino con questo lancio per Lucarelli che viene messo giù, preso in mezzo fra Dellas e Sogliano. Chiede il pallone Ferrante ed è calcio di punizione, rincorsa corta, pallone sotto l'incrocio dei pali. 25esimo, Torino 1, Perugia 0 e seconda rete per Ferrante che si produce in 100 metri di gioia fino alla curva Maratona. Ecco la ripetizione di uno splendido gol d'autore con il pallone fuori della portata di Mazzantini. Ancora una grande occasione granata prima dello scadere del tempo. Ferrante, Mazzantini, Lucarelli alto sopra la traversa. Era veramente una grande chance. Il sorriso ironico di Cosmi in perenne conflitto con il quarto uomo ci porta alla ripresa. E dopo mezz'ora di supremazia territoriale sul lancio di Dellas c'è questo intervento di Vergassola su Vrizas sul quale il greco chiede il rigore. Dentro nel secondo tempo fra gli altri Osmanowski. Qui punta l'avversario che di Loreto il suo destro e la parata di Mazzantini. E adesso due episodi interessanti nel finale. Mazzantini si porta nell'area del Torino e su punizione l'altro portiere Bucci gli nega una probabile conclusione di testa. Poi Mazzantini non pago ci riprova, guardate dove si trova con la sua maglia azzurra e per evitare i guai Baiocco interviene così su asta ma se la cava con un semplice cartellino giallo. Ci spostiamo ora qui sul Pullman per segnalare un successo del Torino che non arrivava contro il Perugia dal febbraio 1981, e cioè da più di 20 anni. La squadra di Camolese si è affidata alla classe di Ferrante alle parate di Bucci. Ha preferito a centrocampo la corsa e il temperamento alla geometria e almeno nella ripresa ha limitato al massimo i rifornimenti per le punte avversarie. La formazione di Cosmi dal canto suo ha confermato, al di là del punteggio, di possedere un'eccellente organizzazione di gioco, con Baiocco trascinatore instancabile. Ma solo nella parte centrale del primo tempo, troppo poco, ha trovato sbocchi offensivi efficaci. Dunque Torino 1, Perugia 0 e la linea che torna a Fabrizio Maffei.